Mancavano gli infopoint in questa città da tantissimi anni e noi abbiamo voluto che ci fossero proprio in questo weekend, che è il secondo di grande afflusso turistico nella nostra città. Arrivano tanti e tanti turisti, il 65% italiani, ma il resto da tutta Europa, e sta incrementandosi anche il mercato americano e giapponese. A Napoli è tornata l'onda eccezionale del turismo italiano internazionale e per l'occasione sono stati aperti i primi 4 infopoint con uno stanziamento di 100.000 euro, il primo degli interventi programmati per realizzare una serie di servizi destinati all'accoglienza turistica. Sono punti mobili collocati in luoghi strategici della città come la stazione centrale, l'aeroporto, piazza San Gaetano e piazza del Plebiscito, con personale qualificato 7 giorni su 7 dalle 10 alle 19. Resteranno attivi per tutto fino a giugno e troveranno eventi appunto il maggio, ma poi anche Napoli Città della Musica, che inizierà il 21 giugno con la Festa della Musica. Napoli è capofila della festa quest'anno in Italia e continuerà per settimane e per mesi in tutta Napoli e coinvolgerà tutte le maggiori realtà artistiche e musicali della nostra città. Napoli è tornata ad essere una delle destinazioni internazionali più richieste dai turisti, che da oggi potranno cominciare ad avere maggiori indicazioni sulle attrazioni culturali e sugli eventi, con materiale informativo e un collegamento QR code. Per incominciare ad analizzare i flussi turistici, tenete presente che a Napoli non si fa analisi dei flussi turistici da sempre, quindi noi lo stiamo facendo in questa maniera un pochino artigianale, sebbene innovativa, perché comunque è con mezzi di innovazione tecnologica, e poi lo faremo con un osservatorio più strutturalmente. Bellissimo vedere Napoli oggi col sole, con tutti questi turisti, tantissimi stranieri, è una gioia straordinaria. Ovviamente questo è un primo passo di un percorso che noi faremo per un'organizzazione strutturata dell'offerta e dell'accoglienza turistica, che quindi sarà fatta di informazione, accompagnamento dei turisti, servizi e anche utilizzando al massimo anche il digitale, perché è chiaro, oggi viviamo una rivoluzione digitale, quindi dobbiamo utilizzare lo strumento digitale per l'accoglienza e la guida dei turisti in città. Perché chiaramente noi dobbiamo avere un sistema di promozione fissa in città, che lavora anche su una programmazione su più anni. Ovviamente noi costituiremo questo DMO, che è quel che ci consentirà anche di gestire i flussi turistici congressuali, che per noi sono molto importanti per destagionalizzare il turismo, che non può essere concentrato solo in pochi mesi dell'anno. Quindi abbiamo un progetto molto ben definito, chiaramente abbiamo bisogno di risorse per farlo, ma abbiamo anche un'idea chiara di dove prenderlo. Il mio obiettivo è quello di utilizzare tutte le risorse della tassa di soggiorno, destinarle a turismo, cultura e decoro urbano, perché è quello che serve a questa città, quello che ci chiedono gli operatori. Quindi se le condizioni di bilancio, come mi auguro, ce lo consentiranno, faremo questo.